Era il 1997, l'editore italiano Comic Art, che da lì a breve avrebbe chiuso i battenti, iniziò a portare diversi manga in Italia, nel tentativo di risollevarsi. Una di queste prime serie, portate in Italia e concluse, i quali diritti furono acquisiti grazie alla Glénat, che al tempo era legata a doppio filo con l'editore romano, fu un titolo che attualmente risulta quasi sconosciuto, così come il suo autore. Sto parlando di Ikkyu di Hisashi Sakaguchi. Ikkyu non è altri che la biografia di una delle figure più importanti del Giappone tra il XIV e il XV secolo, ovvero il monaco buddista Ikkyu Sojun, considerato da molti il più eccentrico e iconoclasta dei maestri zen. Questo manga si apre con uno spaccato dell'epoca turbolenta che il Giappone stava vivendo, segnata da conflitti interni tra shogun, guerre e flagelli naturali. Tanti furono i morti, ed è in quel periodo, più precisamente il 1° gennaio del 1394, che nasce Ikkyu, col nome di Sengui Kumaru, figlio di una cortigiana e dell'allora imperatore Gokomatsu. Il bambino deve staccarsi molto presto dalla madre per essere lasciato in un tempio buddista. Dopotutto era il figlio illegittimo dell'imperatore e per paura la madre compie una scelta difficile quanto giusta. All'epoca nessuno avrebbe mai toccato un monaco, dopotutto. Questo abbandono lo segnerà pesantemente, ma sarà anche l'elemento cardine della sua poetica e che caratterizzerà la sua intera vita. Sengui Kumaru cresce quindi in un monastero buddista con il nome di Shuken e lì si dimostra un bambino fuori dal normale, più intelligente e astuto dei suoi coetanei, inizia ad interessarsi fortemente ai sutra ed in poco tempo diventa uno dei monaci più colti del tempio. Crescendo si sente troppo limitato nel monastero e decide quindi di seguire le vie del buddismo in altri modi. Dapprima diventando allievo di un monaco girovago, monaco che gli darà il nome di Sojun e che con i suoi insegnamenti lo porterà ad interrogarsi sul senso della vita. Un lungo percorso doloroso e travagliato. Alla morte del suo maestro, Sojun diviene allievo del suo secondo maestro. Colui che accettandolo e notando in lui quel qualcosa che agli altri suoi discepoli mancava, dà il nome di Ikkyu, con cui sarà poi conosciuto per tutta la sua vita, Ikkyu Sojun. Tra scenari di incredibile bellezza, mai mutati, mai statici, Sakaguchi ci mostra uno spaccato del periodo e della vita di Ikkyu. Vediamo il suo percorso di comprensione di se stesso, tra momenti di misticismo dove avrà a che fare con il suo io interiore ed il suo malessere, la tristezza per non poter essere stato accanto alla madre ed il risentimento verso un padre che l'ha abbandonato e che ad un certo punto della sua vita incontrerà. Ikkyu raggiungerà il risveglio spirituale che lo porterà ad errare nel mondo e vivere per se stesso. Crede sì nel buddismo, ma rifiuta e condanna pesantemente la sua istituzione. Più volte lo vedremo, soprattutto da adulto, andare contro a molti dei comportamenti dei monaci e rigirare e plasmare gli insegnamenti buddisti a proprio piacimento. Non si fa problemi a bruciare una statua del Buddha se ha freddo e a mangiare le offerte per i defunti se ha fame. Dopotutto non è importante ciò che è materiale. Vive la sua vita al massimo e aiuta la gente come può svolgendo lavori umili o dando loro da mangiare. La sua casa è il mondo intero e lo vive al suo massimo. Ikkyu è stato il monaco zen più anticonformista e rivoluzionario del Giappone, un poeta che nonostante sia monaco frequenta bordelli e giace con molte donne, che critica pesantemente la società in cui vive e gli stessi monaci e monasteri. Dopotutto, all'epoca, la nobiltà ed il clero non si interessavano alla popolazione che moriva di fame e di malattia. Oltre a insegnare lo zen, si dedicò anche a diverse arti, come la calligrafia, il teatro, la cerimonia del tè, la pittura e la letteratura, scrivendo molte poesie.
Insomma, Ikkyu è un personaggio davvero singolare e poliedrico. Un percorso umano, il suo, permeato di sofferenze e di dubbi che si insinuano pian piano in lui come un ragno che tesse la tela, di amori vissuti e per la crudeltà della vita lasciati andare, ma al contempo ricco di avvenimenti che lo fanno crescere e divenire sempre più saggio. Una storia permeata anche dall'amore, per le cose più semplici, quelle piccole cose che si danno per scontate, come il sole che brilla all'alba, il cielo, il vento, l'acqua, l'erba e la terra. Allora, Ikkyu sicuramente non è un manga facile. Io, per quanto possibile, ho cercato di farvi un sunto di quella che è la vita di Ikkyu Sojun in questi 4 volumi. Ma in questi 4 volumi c'è tanto altro. Ci sono tanti avvenimenti, tanti nomi di shogun, di imperatori e figure altolocate dell'epoca, perennemente in lotta tra loro e invischiati in giochi di potere e repressioni della popolazione. Ci sono sì delle note. Ci sono delle note all'interno della serie, però sono troppo poche per far comprendere appieno l'intera opera. Servirebbero anche delle prefazioni, postfazioni ce ne sono, sì, per far capire un po' gli spostamenti di Ikkyu all'interno di tutto quanto il manga. C'è anche una lista degli anni che passano, della storia, cosa avviene in quegli anni, quindi una sorta di sunto. Però ripeto, manca, a parte il primo volume che ha comunque una postfazione e un'intervista tra l'altro a Moebius, così, ce l'ha sì una prefazione, ma non è comunque abbastanza. Bisognerebbe, per comprendere appieno quest'opera, studiare il periodo storico, ovviamente il XIV-XV secolo giapponese. Ovviamente io non l'ho fatto e, per quanto mi è stato possibile, ho seguito questo manga concentrandomi prevalentemente sulla storia di Ikkyu. La storia è intervallata con altre cose che non ho compreso appieno, come il teatro del no. Ci sono vari siparietti con dei personaggi sicuramente importantissimi e che per un lettore giapponese o un lettore magari italiano che ha studiato quel periodo sicuramente è qualcosa di bellissimo poter riscoprire in quest'opera, o comunque ricollegare tutti gli avvenimenti legati al teatro del no, agli imperatori, ai monaci, alle figure altolocate dell'epoca, insomma. Purtroppo non mi è stato possibile comprendere appieno tutto, e sicuramente un giorno, quando magari saprò di più di quel periodo, magari l'avrò studiato, potrò tornare sulla lettura di Ikkyu e approfondire ancora di più. Una vita di più di 80 anni, quella di Ikkyu, passata a cercare il senso della vita stessa, mettendo in discussione tutto e tutti, compreso se stesso, rimettendo in discussione il mondo. Citando un paio di scene all'interno di questo manga, rimettimi in discussione e credi in te, come le nuvole, come l'acqua, io vago e fluttuo in questo mondo. È stato davvero bellissimo poter leggere le vicende di questo personaggio così eccentrico, così tormentato, ed essere accompagnato per tutta la sua vita per comprendere, seppur in minima parte, il suo modo di vedere il mondo e l'essere umano. Tra momenti di grande commozione e risate esagerate per i suoi modi imprevedibili. Insomma, un capolavoro forse dimenticato e da riscoprire, assolutamente. Ebbene, il video finisce qui, io spero sinceramente che vi sia piaciuto e che vi abbia un minimo anche interessato a quest'opera. Purtroppo, ve lo dico adesso perché non volevo dirlo in mezzo alla recensione, è un manga che è di difficile reperibilità, soprattutto il volume 1, questo è davvero quello più complicato da trovare. Gli altri 3 volumi, bene o male,
si riescono a trovare in un modo o nell'altro. Il primo è il più complicato. È comunque un'edizione del 97, costava 20.000 lire all'epoca, quindi era comunque tantissimo. E anche adesso, se si trova, non si fa pagare poco, diciamolo. Servirebbe un'edizione nuova. Spero che qualche editore, magari guardando questo video, chissà, si interessi e abbia voglia di riportare Sakaguchi in Italia, un autore che purtroppo è davvero poco conosciuto, dimenticato. Io non conoscevo la sua esistenza, l'ho scoperto sfogliando un volume di un altro manga della Comic Art, vedendo che c'era la pubblicità. Da lì mi sono interessato, da lì ho ricercato e per fortuna l'ho trovato, il numero uno, grazie anche a Dan, che saluto, che è riuscito a reperirmelo. Un grazie va anche a Gianluca, che mi ha trovato le tavole da inserire in questo video, perché purtroppo le stavo cercando e non riuscivo a trovarle. Quindi grazie a lui c'è stato qualcosa da inserire in questo video per renderlo un pochino più carino, dai. E quindi comunque è anche complicato trovare online da leggerlo, mettiamolo in questo modo. Quindi spero che qualche editore si faccia avanti, lo riporti in Italia con i dovuti modi, non ribaltato, perché questo è ribaltato, e che ci inserisca tante note, tante cose che possano aiutare la lettura ai lettori italiani. Quindi, detto questo, io la finisco, vi ringrazio ancora se siete arrivati fino a qui e vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti!